Ciao, bentornati sul canale. Oggi torno con un piccolo book haul, piccolo, si fa per dire, di libri che ho comprato in Italia, quindi sono direi tutti quanti in italiano. Direi di sì. Buona parte di questi sono usati, altri sono nuovi, però visto che sono diversi, vediamo di partire subito. Il primo in realtà è un libro che avevo già acquistato da Londra, però mi sono fatta spedire in Italia, perché è un libro fuori catalogo. Di cui ho sentito parlare molto quest'anno, e si tratta del primo volume di Compagne di Bianca Guidetti Serra. È appunto il primo di due volumi, entrambi fuori catalogo, in Audi. Ovviamente qua non ho a disposizione biblioteche che abbiano anche libri italiani, o perlomeno non che io sappia. L'ho trovato a un buon prezzo e questo appunto raccoglie testimonianze di donne che hanno partecipato alla resistenza, quindi partigiane, e mi sembrava molto interessante poter leggere testimonianze femminili perché non sempre ne sentiamo parlare, non sempre le studiamo a scuola, anzi, e quindi mi sembrava interessante poter leggere appunto testimonianze di prima mano e vedere come anche in tempi in cui le donne se la passavano peggio di noi si poteva comunque avere un impegno a livello politico. Poi per la sezione usato, quindi continuiamo in questa sezione, ho trovato Accabbadora della Murgia. Se mi seguite un po' saprete che mi piace molto la Murgia saggista, ho letto il suo saggio Ave Mary, il suo podcast con Chiara Tagliaferri, Morgana, mi piace tantissimo e tra l'altro so che esce anche il libro a giorni, quindi come al solito il mio tempismo non mi fa essere in Italia, ma vabbè, questo se non erro è il suo primo romanzo, è molto breve, non so perché me lo ricordavo più lungo. E dovrebbe essere una storia ambientata in Sardegna e una storia dove si parla di vita, di morte. Penso anche che abbia un ruolo importante in un certo senso nell'universo femminile, ma non sono sicura. In ogni caso, sono molto curiosa di leggerlo. Poi c'è anche una piccola sezione Nostalgie di Trieste, sia nel nuovo che nell'usato. Per quanto riguarda l'usato, ho trovato Necropoli di Boris Pahor. Questo è considerato appunto il capolavoro di questo scrittore che credo scrive in sloveno, perché a Trieste c'è una grossa comunità slovena, hanno anche le loro scuole. E lui appunto è originario di Trieste. Questo dovrebbe essere un romanzo comunque autobiografico, se non erro. Ambientato, come si può intuire anche dalla copertina, durante la Seconda Guerra Mondiale, e parla di una testimonianza in campi di concentramento. Quindi non è un tema sicuramente leggero, però sono molto curiosa perché appunto è considerato un capolavoro questo romanzo, ma a parte quello è uno scrittore che volevo recuperare da un po'. Quando sono stata a Trieste l'ultima volta ho visitato la libreria slovena, però non ho acquistato niente, mi è rimasto un po' l'amaro in bocca e quindi trovandolo all'usato ho pensato di approfittarne. Poi ho preso un libro che in realtà penso che, cioè l'ho preso più perché penso che possa interessare al mio ragazzo ed è 54 di Wu Ming. Non ho mai letto nulla in realtà di Wu Ming, li seguo tantissimo, leggo i loro articoli. Mi piace molto il lavoro che stanno facendo anche a livello di attivismo su Twitter, però appunto non ho mai letto nulla, soprattutto non i loro romanzi. E questo l'ho preso perché appunto sembrava molto interessante. Anche qui si parla del secondo dopoguerra e poi c'è anche una chicca perché c'è una cartolina, purtroppo non è stata compilata, quindi non c'è scritto niente, però una cartolina di New York che, come si può intuire, risale a prima dell'11 settembre. E quindi mi sembrava una cosa interessante. Mi piace sempre quando nei libri usati trovo cimeli. Questo è uno dei romanzi di Wu Ming di cui in realtà non ho sentito parlare rispetto ad altri che insomma sono più abituata a vedere in giro, però mi sembrava comunque una lettura interessante. Poi per il ciclone, quando trovo l'Alla Romano all'usato, lo compro. Ho trovato Le parole tra noi leggere. In questa edizione qui, Einaudi, mi sembra tenuto molto bene. In realtà devo ancora leggere l'Alla Romano, quindi l'anno scorso ho comprato tre o quattro dei suoi, credo che fossero racconti e un romanzo.
Però non ho ancora cominciato, e anzi, visto che adesso ho cominciato ad avere un po', un tesoretto di Lalla Romano, fatemi sapere qual è magari il migliore da cui cominciare, perché ho abbastanza l'imbarazzo della scelta. E ultimo libro all'usato ho trovato in un'edizione un po' vintage, fatta apposta vintage, Altri Libertini di Pier Vittorio Tondelli, appunto questa edizione che commemorava i 50 anni della Feltrinelli nel 2005. Non ho ben capito se è un romanzo o se sono racconti. Ok, no, dice che sono 6 episodi che costituiscono un'immagine unitaria. Mi sembrava interessante, non ho mai letto niente di Tondelli, e per il prezzo che aveva, e anche per questa edizione così finta vintage, un po' trash, che non mi dispiace mai, ho pensato di approfittarne. E anzi, anche per Tondelli, fatemi sapere se c'è qualcosa che dovrei leggere per primo, o se è talmente bravo che più o meno è tutto uguale, insomma, come punto di partenza. Seconda parte del book haul, oltre al fatto che sono libri nuovi, partiamo subito con la questione Trieste, così ce la togliamo e la smetto di parlare di Trieste. Ho trovato questo saggio, direi, che si chiama Primavera a Trieste di Pier Antonio Quarantotti Gambini. Era scontato e mi sembrava appunto interessante come tema. Di nuovo siamo nel secondo dopoguerra, c'è un filone così che non era stato programmato, però spesso capita, no, di comprare libri o di leggere libri che in un certo senso sono collegati l'uno con l'altro e non si è fatto apposta, insomma, a creare un collegamento. Però appunto qui dovrebbe parlare di questa situazione abbastanza scomoda in cui si è trovata Trieste nel secondo dopoguerra. Poi ho recuperato un romanzo di cui ho sentito parlare molto bene sia da Diana, che adesso su Instagram si chiama Una Diana, sia da Veronica dei Calzini Spaiati, e sto parlando di Sogni e favole di Emanuele Trevi. In realtà non so neanche bene di cosa parli, sinceramente, però il fatto che loro ne abbiano parlato così bene, adesso non mi ricordo ovviamente i dettagli. Però mi ha incuriosita talmente tanto che appena l'ho visto l'ho preso. E tra l'altro è di quei libri con dentro immagini e cose interessanti, diciamo, che a me attirano sempre molto. Quando vedo che un romanzo ha qualche dettaglio un po' così particolare, è tipo uno specchietto. Per me, non voglio dire per le allodole, perché magari appunto da quello che ho capito questo è veramente un romanzo valido, quindi non è un espediente per attirare facilmente lettori. Però appunto da quello che ho capito c'entra molto l'arte in un certo senso, e quindi sono veramente molto curiosa. Fatemi sapere se l'avete letto e se consigliate anche altri romanzi suoi, perché mentre cercavo questo qua in particolare, ho visto che ne ha scritti anche altri, però mi ero innamorata dell'idea di questo e quindi ne ho approfittato. Passiamo alla poesia. Ho visto che è uscita questa raccolta di Chandra Livia Candiani, Vista dalla Luna, in questa edizione Salani. Non sapevo che fosse uscita, e lei è una poetessa che mi piace molto. Non ho ben capito se sia una raccolta che è anche volta a un pubblico più giovane, però da quello che ho capito è stata in parte ispirata al suo lavoro nelle scuole elementari, con anche bambini provenienti da famiglie di rifugiati, credo. O comunque no, parla di periferie multietniche. Quindi, insomma, mi sembrava interessante anche come punto di vista diverso rispetto alle raccolte precedenti che ho letto sue. Poi ho finalmente recuperato Non sono sessista, ma di Lorenzo Gasparrini. Lui è un filosofo, questo suo saggio, appunto sul sessismo nel linguaggio contemporaneo, è edito da Tlon, ma so che lui ha scritto anche altri scritti sul femminismo che non ho ancora recuperato, faccio fatica a trovarli quando torno in Italia, però questo mi ispirava tantissimo perché, come saprete, è un argomento che mi sta molto a cuore, soprattutto quello del sessismo a livello linguistico, perché unisce due miei grandi interessi, cioè la lingua e la
Beh, il sessismo non è un mio interesse, però insomma, il femminismo in un certo senso. Vi lascio sotto anche la recensione di una mia amica, che è stato anche un po' il motivo scatenante per cui, anche se non ho letto i suoi precedenti lavori, ho deciso comunque di partire da questo. E infine, ultimi, due libri, anzi dovrebbero essere tre, però uno l'ho dimenticato nella borsa. Quello che ho dimenticato nella borsa è il libro di Emma Reyes, penso si dica, edito Sur, che appunto sto leggendo, sono già a buon punto. Anche questo è uno dei vari Sur che avevo adocchiato, non li ho trovati tutti, quindi toccherà comprare altri libri la prossima volta che torno in Italia. E è un romanzo scritto per lettere, sono lettere che aveva spedito questo suo amico e ripercorre la sua vita partendo proprio dall'infanzia. Per ora mi sta piacendo molto anche se è veramente struggente come tipo di narrazione, nel senso che lei ti racconta le cose così in modo semplice, come noi potremmo dire. Boh, il primo giorno di scuola c'era il sole, e invece ti sta raccontando delle cose estremamente drammatiche. Lei ha avuto un'infanzia orribile, proprio brutta. Però appunto mi sta piacendo molto e sono curiosa di vedere come andrà avanti, perché poi lei è diventata un'artista, credo che abbia anche conosciuto Frida Kahlo, quindi sono molto curiosa. E il secondo Sur che ho trovato, e che avevo già appunto nella lista desideri da tempo, è Chi ama odia di Silvina Ocampo e Adolfo Bioy Casares, o Casares, non so, no, non parlo spagnolo. Questo dovrebbe essere una sorta di giallo, da quello che ho capito, che però in teoria, in un certo senso, dovrebbe andare anche un po' oltre quello che ci aspettiamo normalmente dai gialli. O perlomeno questo è quello che ho capito. Sono molto curiosa e in realtà sì, non so perché ultimamente tantissimi romanzi che sta pubblicando Sur e che io vedo da tutti voi che li ricevete perché siete abbonati, o in generale dalla gente su Instagram in Italia, mi ispirano molto, mi sembra che stiano facendo davvero un ottimo lavoro, perché io non sono mai stata particolarmente una lettrice di letteratura sudamericana, anzi, sono veramente una capra in materia, eppure stanno tirando fuori dei titoli che riescono ad attirare anche qualcuno come me che non riconosce i nomi perché appunto non li conosco, però vede che c'è un lavoro di ricerca dietro molto ben fatto. E infine, ultimo romanzo, tra l'altro c'è ancora la fascetta che ora provvedo a togliere perché le odio. È Carnaio di Giulio Cavalli. Io lui lo seguo anche su Instagram, non da molto dire la verità, però appunto mi piace molto come modo di fare, perché si vede che sì, ok, è uno scrittore, però non usa i social per autopromuoversi o per parlare solamente così del suo articello, ma fa un lavoro di attivismo non indifferente. E tra l'altro ho scoperto acquistando il romanzo che vive anche sotto scorta da un bel po' per appunto le sue attività contro le mafie. Ma chiudo questa parentesi, Carnaio è un romanzo che parla di questa cittadina in cui un pescatore, e in generale poi la popolazione, si trova a dover affrontare un'emergenza mai vista prima, ossia quella di un numero sempre più crescente di cadaveri che arrivano via mare. Tutto questo ovviamente ci fa pensare alla situazione drammatica che sta avvenendo nel Mediterraneo, e quindi mi sembrava appunto interessante vedere come una persona con il suo tipo di cultura e il suo anche attivismo politico potesse affrontare una narrazione del genere. Vedo anche da questa fascetta che era candidato al premio Campiello, non so se l'abbia vinto, non seguo i premi più di tanto. Mi sono un po' persa in quest'ultimo anno, però appunto da quello che so il Campiello promette bene, da quello che sento da altri lettori qui su internet. E quindi niente, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri o se conoscete questi autori.
chiacchieriamo insomma nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!